conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei paesi europei nell'Indo-Pacifico. Anche a nome dei componenti del Comitato ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori il professor Abbondanza, docente presso l'Università di Madrid e l'Università di Sydney e ricercatore presso l'Istituto Affari Internazionali, IAI, che ha particolarmente approfondito il ruolo dell'Italia nella regione dell'Indo-Pacifico. Considerati i tempi stretti dell'audizione, do subito la parola al professor Abbondanza affinché svolga il suo intervento. Buongiorno e grazie. Un attimo di pazienza che carichiamo. Eccoci, benvenuti, grazie per essere qui. Come vedete, necessità e contenuti sono due elementi sui quali io verterò tanto in questa audizione. Sarò breve, prometto. Un attimo di pazienza che sistemiamo il problema tecnico. Perfetto. Dunque, grazie ancora di essere qui, grazie per l'ospitalità e l'invito dovuto chiaramente all'onorevole Formentini. Perché sono qui? Perché mi occupo di questo tema in particolare dell'Italia e dell'Indo-Pacifico oramai da diversi anni. Qui c'è una brevissima lista delle attività che ho fatto proprio per promuovere il ruolo di un'Italia più proattiva e più multilaterale nell'Indo-Pacifico, dai congressi internazionali ai centri di ricerca, incontri non solo con colleghi accademici ma anche con diplomatici, ufficiali delle forze armate di paesi alleati, interviste con media di diversi paesi, soprattutto dell'Indo-Pacifico, ma anche dell'Italia, e la prima ricerca completa sul ruolo dell'Europa e dell'Italia nell'Indo-Pacifico, che è stata pubblicata proprio il mese scorso. Dunque, tutta questa introduzione per dire che sono anni che mi occupo in particolare di questo tema e che la conclusione della mia analisi è che i tempi sono decisamente maturi per una strategia italiana per l'Indo-Pacifico, una strategia che sia però non solo di ampio respiro e di lungo termine come normale per una strategia ufficiale, ma che sia anche multilaterale, inclusiva e attenta a tutti i diversi punti di vista. Questa è un'immagine, questo è il concetto di Asia-Pacifico al quale eravamo tutti abituati dalla fine della Guerra Fredda fino a una quindicina di anni fa. Questo invece è l'Indo-Pacifico come lo conosciamo oggi. L'Indo-Pacifico è una macro-regione che spazia dalle coste orientali del continente africano alle coste occidentali del continente americano e tutto quello che è bagnato dall'Oceano Indiano e dall'Oceano Pacifico. Questa è una cosiddetta roadmap di come gli altri paesi hanno approcciato l'Indo-Pacifico prima di noi. Come potete vedere, si comincia circa una quindicina di anni fa, 16 per la precisione, con il Giappone, e poi è stato il turno dell'India, dell'Australia, degli Stati Uniti e poi via via altri paesi del cuore Indo-Pacifico. Come possiamo vedere, altresì, l'Europa ha atteso molto, perché il primo documento ufficiale che menziona esplicitamente l'Indo-Pacifico in Europa è quello francese del 2018, hanno seguito Germania e Olanda nel 20, Regno Unito e Unione Europea nel 21, la Lituania quest'anno, l'Italia ancora non ha un documento programmatico che guidi il proprio impegno nell'Indo-Pacifico. Dunque, l'Indo-Pacifico è fondamentale, lo sentiamo sempre. Perché? Perché 2/3 della popolazione mondiale vivono lì, perché 2/3 del PIL globale trovano luogo, trovano casa nell'Indo-Pacifico e perché questi trend, questi andamenti sono in crescita. Ci sono chiaramente anche degli attriti geopolitici estremamente significativi, quello del Mar Cinese Meridionale, chiaramente, che è stato non legalmente rivendicato e occupato per circa il 90% da Pechino, ma anche potenziali conflitti di altra natura, Taiwan uno su tutti. È dunque da un lato sia il terreno di sfide generazionali essenziali, ma anche di grandissime opportunità. A questo punto vorrei anche ribadire il fatto che altri stati e altre istituzioni dell'Indo-Pacifico incoraggiano molto attivamente una maggiore presenza europea e anche italiana. Io qua ho elencato solo alcuni dei principali stati che la incoraggiano. Quelli che invece la scoraggiano, d'altro canto, sono di meno e sono Cina, Russia e Corea del Nord in sostanza.
Dunque, perché l'Indo-Pacifico è importante per l'Europa? Economicamente perché il 40% del commercio globale passa attraverso il Mar Cinese meridionale, che quindi necessita di essere stabile. Perché Europa e Indo-Pacifico assieme rappresentano più dei 2/3 del commercio mondiale, e questa chiaramente è una tendenza che continua a crescere. Ma anche dal punto di vista dei valori e delle norme e del diritto internazionale, tutti gli elementi più importanti che stati e istituzioni come l'Italia perseguono sono esattamente comparabili agli obiettivi di lungo termine degli stati e delle istituzioni dell'Indo-Pacifico. Dunque una convergenza di interessi è nell'interesse di entrambi. Vi è poi una prospettiva strategica, perché è chiaro a questo punto, il passato insegna, che l'Europa ha un interesse nel difendere sia le rotte commerciali che sono vitali per il nostro commercio, abbiamo visto dove passa il commercio italiano, ma che sono anche vitali per mantenere un diritto internazionale che poi governa tutte le questioni politiche, economiche e strategiche del mondo. Perché è importante? Infine per l'Italia. È importante perché noi, e questa è la cosa curiosa, se ne parla molto di più all'estero e molto meno in Italia, perché l'Italia già approccia l'Indo-Pacifico in maniera, se volete, informale da 15 anni, attraverso commercio, sicurezza e diritto internazionale, o meglio la sua difesa. A livello economico è fondamentale per l'Italia l'Indo-Pacifico, perché la maggior parte delle economie dell'Indo-Pacifico sono del tutto complementari a quella italiana. Loro cercano e non hanno quello che noi produciamo e vogliamo esportare. Dal punto di vista invece valoriale, le sfide che noi ci ritroviamo ad affrontare, sia quelle tradizionali, come quelle delle tensioni geopolitiche, sia quelle più recenti, come i cambiamenti climatici, i flussi dell'immigrazione irregolare, sono le stesse sfide che loro si trovano ad affrontare. E dal punto di vista invece strategico, come menzionavo prima, la maggior parte di questi stati e istituzioni molto fortemente auspica un maggiore coinvolgimento aperto ed inclusivo dell'Italia. Dal nostro canto l'Italia a sua volta offre una base importante per i suoi partner nella regione. Non dimentichiamo che l'Italia rimane l'ottava economia del mondo, rimane il settimo esportatore e paese manufatturiero del mondo, il secondo in Europa, e rimane tra i primi 10 paesi sia per cosiddetto soft che per hard power. Allo stesso tempo guardiamo come funziona la politica estera italiana. Noi abbiamo 3 pilastri che generalmente vengono ricondotti alla nostra politica estera: i rapporti con l'Europa e in parte le Nazioni Unite, i rapporti cosiddetti transatlantici, quindi USA e NATO, e il Mediterraneo allargato, termine che negli ultimi 10-15 anni è diventato molto più diffuso. Bene, un altro elemento di cui si parla troppo poco è che il Mediterraneo allargato e l'Indo-Pacifico si intersecano. Quindi questo è un essenziale punto di partenza per un maggiore coinvolgimento dell'Italia. In questa mappa ho disegnato nell'ovale blu l'Indo-Pacifico, come viene inteso oggi da tutti, e il Mediterraneo allargato, come lo intende Roma. È chiaro che nel quadrante occidentale le due sfere si intersecano, e non dimentichiamo che sono proprio in quelle acque che l'Italia ha ruoli economici, diplomatici e politici, ma anche strategici di primissimo piano, incluso il comando di moltissime missioni internazionali. Questa dunque è una fotografia che viene dalla ricerca che ho appena pubblicato, quindi i dati sono recentissimi. Dal punto di vista commerciale, negli ultimi 10 anni l'Italia ha aumentato i propri interscambi di un sesto. Dal punto di vista della difesa, i nostri interscambi sono aumentati quasi del 50%, sempre negli ultimi 10 anni. Poi, dal punto di vista strategico, tutti ricordiamo che abbiamo avuto la fregata Carabiniere per un tour Indo-Pacifico nel 2017, abbiamo avuto fino a pochissimi mesi fa il comando della missione Agenor dell'Indo-Pacifico occidentale allo stretto di Hormuz, abbiamo tuttora il pattugliatore polivalente d'altura Morosini che sta rientrando da un tour Indo-Pacifico proprio in questo momento nelle acque del Mediterraneo. E poi c'è un altro elemento, anch'esso poco noto, poco discusso in Italia, che è quello delle partnership italiane con questo Indo-Pacifico. Abbiamo partnership di crescente importanza da 15 anni a questa parte, solo nell'ultimo anno Giappone e India. E poi chiaramente anche l'attività di guida italiana nella strategia IPOI dell'India, nella quale guidiamo le attività scientifiche e tecnologiche. Questa è una foto che ho scattato io stesso al Indo-Pacific Expo dello scorso anno, che in quell'anno era a Sydney in Australia. Vedete Leonardo, vedete Fincantieri, vedete Navy. Bene, questa è una fotografia che attesta la seconda presenza più importante, quella dell'Italia, subito dopo quella degli Stati Uniti.
Paesi come il Giappone, che sono dei pilastri tradizionali dell'Indo-Pacifico, come presenza all'Indo-Pacific Expo venivano dopo di noi. Stesso dicasi per il Regno Unito, per la Germania e anche per Singapore. Questa è la fregata Carabiniere nella baia di Sydney, 2017. E questa chiaramente è la foto ricordo dell'ingresso dell'Italia nell'ASEAN come partner allo sviluppo. Dunque, analizzando in maniera molto secca e molto fredda i pro e i contro di una strategia italiana per l'Indo-Pacifico, cominciamo con i pro. Dal punto di vista economico, l'Indo-Pacifico continuerà sempre di più ad accentrare l'economia globale. In più, questo è fondamentale da ribadire, le nostre economie e quelle delle economie dell'Indo-Pacifico sono complementari. Questa è un'opportunità che non abbiamo ancora minimamente sfruttato appieno. C'è poi il punto di vista della cooperazione. È vero che siamo presenti nell'Indo-Pacifico, anche se ce lo ricordiamo poco in Italia. Tuttavia, lo spazio e le potenzialità per una cooperazione maggiore, multilaterale, attenta, inclusiva, con i partner dell'Indo-Pacifico, e io qua ho elencato solo alcuni degli aspetti, va ancora sviluppata molto. Ci sono poi i valori e le visioni comuni, che sono quelle che, se volete, giustificano alcuni tratti delle politiche estere delle nazioni. Beh, il discorso del primato del diritto internazionale, il discorso del mantenimento di un status regionale che permetta stabilità e dunque possibilità a tutti. Ecco, questo è un qualcosa che noi abbiamo in comune con tutti i nostri partner locali dell'Indo-Pacifico. Quanto ai contro, noi abbiamo alcune debolezze strutturali, noi come Italia. Abbiamo avuto 12 governi in 20 anni e quindi c'è un'instabilità governativa che chiaramente all'estero conoscono, soprattutto in Australia e in Giappone. E abbiamo una stagnazione economica negli ultimi 15 anni. Pur essendo del tutto vero, nulla di tutto ciò ha precluso una politica estera italiana sempre più attiva e dinamica nel corso del XXI secolo, in questo caso in Africa e Medio Oriente. Il secondo potenziale contro di una strategia italiana è quello dell'instabilità regionale nel nostro cosiddetto orto, cioè il Mediterraneo allargato. Ci sono sfide di sicurezza tradizionale e non tradizionale, anche qui ne ho elencate soltanto alcune, che potrebbero dunque dare una cosiddetta strategic distraction, una distrazione dal punto di vista strategico. Anche questo è del tutto vero, ciò nonostante l'Italia ha informalmente già approcciato l'Indo-Pacifico negli ultimi 15 anni, nonostante tutti questi limiti. Il terzo limite potenziale è quello di un deterioramento delle relazioni Italia-Cina nel caso adottassimo una strategia ufficiale per l'Indo-Pacifico. Vi sono altre 14 documentazioni ufficiali di altre nazioni e istituzioni sull'Indo-Pacifico e questo non è mai accaduto con nessuno di questi paesi. In più, il mancato rinnovo dell'adesione italiana al Belt and Road Initiative, la via della seta, non ha ancora prodotto conseguenze negative perché chiaramente è stato annunciato per tempo, spiegato e sostituito da qualcosa di più pragmatico. Dunque, io qui presento molto brevemente la prima analisi, perché non è ancora stata fatta, delle 14 strategie ufficiali di paesi e nazioni per l'Indo-Pacifico, perché noi non stiamo scoprendo l'acqua calda, non stiamo reinventando la ruota, lo hanno già fatto 14 volte. Dunque, dopo aver evidenziato gli elementi principali di queste 14 strategie, li ho interpretati secondo le specificità del nostro paese, che chiaramente ha una cultura strategica e politica tutta sua, e nell'interpretare questi interessi, chiaramente si deve tener conto degli interessi dei nostri alleati europei, ma anche dei nostri partner nell'Indo-Pacifico. Io ho quindi formulato quelli che ritengo essere i 7 elementi principali per una potenziale strategia italiana per l'Indo-Pacifico, che, ci tengo a sottolinearlo, sono in armonia con le strategie europee e con le strategie dell'Indo-Pacifico. Tre considerazioni finali. Allora, i concetti chiave sono essenziali. Come ho accennato all'inizio, io ho vissuto 11 anni nel cuore dell'Indo-Pacifico e i miei colleghi erano di tutte le nazionalità che vivono e lavorano e operano in questa macro regione. Non menzionare alcuni di questi concetti è più dannoso che menzionarli male, perché dà un'idea che alcune delle problematiche e anche delle difficoltà, perché stiamo parlando di molti paesi in via di sviluppo ancora, non vengano comprese da una ricca e sempre più anziana Europa. Questo non deve essere il caso, i concetti chiave devono essere tutti lì nella strategia. Poi la terminologia. Se è vero che l'Europa è fatta di molte lingue e di molti popoli, è altrettanto vero che l'Indo-Pacifico ha più popoli, più nazioni e ancora più lingue, perché chiaramente geograficamente è più grande. Tuttavia,
la lingua strategica e diplomatica è una sola. Non utilizzare o utilizzare male alcune parole, alcuni termini, può essere effettivamente molto deleterio. Non menzionare, un esempio tra tanti, non menzionare la centralità dell'ASEAN bloccherebbe qualsiasi tentativo di avvicinarsi all'Indo-Pacifico in una maniera aperta e inclusiva. Tre, e questa è l'ultima chiarificazione che faccio alla fine, la sintesi tra tutti i molteplici interessi. Vi sono gli interessi italiani, e io sono qui a parlare anche di questo chiaramente in quest'aula del Parlamento italiano, vi sono gli interessi europei che spesso sono contrastanti, ma le strategie aiutano proprio a chiarire nero su bianco la direzione, e vi sono gli interessi dell'Indo-Pacifico, che a loro volta, qualche volta, sono discordanti all'interno. Bene, trovare una sintesi, o la quadra per usare un termine che in questo edificio si usa molto spesso, è assolutamente essenziale, e per farlo è necessario conoscere le altre strategie degli altri paesi, gli obiettivi degli altri paesi, in questo modo formulare un approccio strategico italiano per l'Indo-Pacifico che sia sì negli interessi nostri e dei nostri alleati, ma anche dei paesi dell'Indo-Pacifico stesso, in maniera aperta, inclusiva, franca e rispettosa delle diversità. Noi non possiamo fare la differenza da soli, la Francia non fa la differenza da sola, il Giappone non la fa da sola. Tuttavia una cooperazione con gli stessi obiettivi, gli stessi mezzi ed un linguaggio che chiaramente apra porte intere di politiche per il futuro, ecco, questo sì che aiuterebbe davvero tanto. Dunque, io continuo a lavorare su questi temi e di conseguenza mi rimetto ai vostri commenti, rimango a disposizione per interventi futuri. Molte grazie. Grazie di cuore professore per aver aperto i lavori del Comitato sull'Indo-Pacifico. Come si è evidenziato, è interesse nazionale italiano occuparsi anche di quest'area e proprio da qui può partire il nuovo interesse italiano per l'area. Va elaborata una visione, lo abbiamo chiesto anche con atti parlamentari e auspichiamo che quanto prima si arrivi ad averla anche come Italia. Ci sono interventi? Calovini. Sì, più che un intervento, una domanda. Io grazie innanzitutto Presidente per iniziare oggi questo percorso sul tema dell'Indo-Pacifico che, viste anche le slide, è sicuramente una cosa non secondaria. Grazie anche al professore. Stavo riguardando le strategie che lei ci ha elencato. Mi può spiegare meglio magari la differenza tra quella italiana e magari quelle degli altri paesi europei, cioè se noi siamo deficitari, dove eventualmente possiamo migliorare, quale direzione potremmo prendere per cercare di essere un po' più presenti in questo territorio sicuramente importante. Grazie. Grazie mille. La domanda è veramente molto appropriata perché è quello che all'estero stanno chiedendosi, perché chiaramente oramai si sa che l'Italia è interessata a sviluppare una strategia di questo tipo. Noi abbiamo i colleghi inglesi che hanno sviluppato una strategia che non è discutibile, ma è decisamente molto diversa da quella degli altri paesi europei. Gli inglesi hanno sviluppato una strategia che è completamente focalizzata sul cosiddetto hard power, quindi sulle misure più dure e meno cooperative con i paesi dell'Indo-Pacifico per mantenere il diritto internazionale, lo status quo, la libertà di sorvolo e di navigazione. Un approccio che è estremamente simile a quello americano e australiano, chiaramente non è una coincidenza. Gli altri paesi europei hanno, coloro che hanno un'idea dell'Indo-Pacifico, presentano idee variegate. L'approccio francese, che è il più antico, ricordiamolo, tra quelli europei, è un approccio abbastanza ampio e tuttavia si focalizza su quattro pilastri principali che chiaramente lasciano molto terreno da scoprire per eventuali novità nella regione. L'approccio tedesco-olandese, che è estremamente simile, sono quasi uguali, si chiamano linee guida, non strategie le loro, è un approccio che lascia aperta la porta sia ad un engagement, sia ad una presenza importante dei due paesi, sia ad una presenza molto 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 piccola, dunque è stato accolto con non particolare brusio nell'Indo-Pacifico. L'approccio italiano, secondo me, sulla base di quello che ho visto, sulla base dei discorsi che ho fatto, sulla base dell'analisi che ho fatto, dovrebbe essere un approccio che cerca di fare la sintesi tra tutti questi. Assolutamente non focalizzarsi solamente sul cosiddetto hard power, non possiamo semplicemente mandare fregate perché questo è un messaggio sbagliato, questo fa parte dell'equazione, ma concentrarsi sugli aspetti economici, sugli aspetti culturali e sociali, sul cambiamento climatico, che è un problema estremamente sentito nell'Indo-Pacifico e che i paesi anglosassoni, che si sono mossi prima, hanno tendenzialmente ignorato.
inimicandosi i paesi locali. L'Italia, col fatto che arriva soltanto adesso a creare una strategia, ha il lusso, si può permettere il lusso di imparare dagli errori altrui e di fare meglio. Noi possiamo farlo, abbiamo gli strumenti, abbiamo il tempo e soprattutto abbiamo i partner dell'Indo-Pacifico che già conoscono la nostra politica estera e aspettano un nostro ruolo più proattivo e collaborativo. C'è l'onorevole Onori e poi l'onorevole Coin. Grazie Presidente, e un ringraziamento al professor Abbondanza per l'interessante relazione. La mia domanda verteva sul memorandum d'intesa con la Repubblica Popolare Cinese, quindi appunto il progetto di Via della Seta. Insomma, dalle sue parole capisco che la fuoriuscita anche progressiva da questo progetto sembrerebbe non aver causato delle conseguenze misurabili, quantomeno per il momento. Mi chiedevo se invece l'ingresso avesse, insomma, dal suo punto di vista, avuto una qualche sorta di effetto, magari migliorativo, nei rapporti con questa regione e nel ruolo dell'Italia in questa regione. Grazie. Grazie. Prendiamo le domande, certo. Grazie professore, grazie presidente, sarò velocissimo. Visto l'interesse appunto che c'è in quest'area, interesse strategico, interesse commerciale, l'area è vastissima. Il quesito è funzionale anche a una lettura rispetto alle tensioni militari che ci sono in Europa con la guerra in Ucraina, piuttosto che in Africa. Qual è il livello di tensione militare che c'è oggi in quest'area, in questi mari? Grazie ad entrambi, domande anche qui molto molto appropriate. Dunque, per cominciare con la domanda sulla Belt and Road Initiative, dunque sulla Memorandum of Understanding della Via della Seta, i nostri colleghi che sono riusciti a entrare e ad uscire dalla Cina ci hanno raccontato molte volte che l'adesione dell'Italia, di un paese del G7, è stata utilizzata moltissimo nella politica domestica cinese ai fini della propaganda, come è normale, ogni Stato ha la sua. In questo caso è stata, tra virgolette, venduta questa adesione come il fatto che un paese, ricordiamolo, cruciale dell'Europa, il secondo paese manifatturiero, il terzo per PIL, abbia praticamente quasi accettato le condizioni che sono così annesse al Memorandum of Understanding. Sappiamo tutti della cosiddetta diplomazia predatoria, nel caso alcuni paesi non riescano a ripagare gli interessi degli ingenti investimenti di Pechino. Dunque, all'inizio è stata utilizzata semplicemente per rafforzare questa politica. Tuttavia, come tutti sappiamo, non è uscito moltissimo da questo accordo. L'ingresso dell'Italia nella Via della Seta non ha comportato grandi investimenti, non ha comportato un incremento dei rapporti bilaterali significativo, tangibile, ed è anche questo uno dei motivi tale per cui la sua uscita, se fatta e se proposta per tempo come è stato fatto, se proposta insieme ad una promessa di un rapporto che comunque rimane di partnership strategica, può non fare danni, può essere una lezione per il futuro. Quindi, per rispondere alla domanda, l'ingresso, a parte per motivi di convenienza politica interna della Repubblica Popolare Cinese, non ha avuto una eco particolarmente forte. E dunque, invece, la terza domanda, le tensioni militari nella regione dell'Indo-Pacifico sono oramai quasi all'ordine del giorno. Ne parlavo prima con l'onorevole Formentini, io durante il mio primo anno di docenza all'Università di Sydney ho avuto due casi di praticamente di spionaggio nelle mie aule. Mi è stato poi spiegato da un collega che lavorava da più tempo all'università che era pratica comune, e difatti poi uscì un report ufficiale della ABC, che è la RAI australiana, proprio su queste attività. Le tensioni si sentono da diversi anni. L'Australia, per esempio, è stato un paese che ha vissuto sulla propria pelle la economic retaliation, quindi la quasi vendetta economica e commerciale per un atteggiamento meno accomodante rispetto al passato. Abbiamo i colleghi di Hong Kong che hanno lasciato Hong Kong, abbiamo i colleghi di Taiwan
che non sanno se è il caso oppure no, e abbiamo i colleghi chiaramente di tutti gli altri paesi, Giappone, Corea, Indonesia, che non sanno bene cosa fare. Quindi le tensioni ci sono, a furia di avere queste tensioni capiteranno anche gli incidenti isolati, perché quelli sono capitati in passato, non c'è motivo per cui purtroppo non debbano capitare in futuro. Un marinaio che viene speronato durante una missione FONOP, per esempio, è sicuramente una possibilità. Tuttavia, se l'Italia riesce a mantenere un approccio aperto, multilaterale, che non agisce da solo, che è rispettoso delle differenze che vi sono e che quindi riesce addirittura quasi a sfruttarle per trovare una sintesi politica tra Europa e Indo-Pacifico, credo che anche questi incidenti isolati, che sicuramente accadranno prima o poi, riusciranno a rimanere quello che sono, dunque incidenti isolati. Spero di aver risposto alla domanda. Simone Billi. Oh, grazie, anch'io sarò velocissimo. Lei prima, professore, ha accettato all'hard power britannica. Io mi chiedo qual è la differenza, perché sostanzialmente si può parlare di hard power sia per gli Stati Uniti, ma qual è, se si possono rintracciare, quali sono le differenze di approccio tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, considerando che gli Stati Uniti hanno puntato l'attenzione su questa parte del globo ormai da tanti anni, da circa 15 anni, mentre il Regno Unito ha puntato l'attenzione su questa parte del globo, direi dopo la Brexit, e proprio come cardine economico dopo la Brexit. Quindi non so se si possono rintracciare delle differenze di approccio tra questi due paesi in questa particolare regione. Sì, grazie. Pizzimenti, velocissimamente, prego. Sì. Chiedevo, visto che sono molti gli stati interessati, qual è lo stato con cui l'Italia ha più rapporti e quelli che ha meno invece, quindi da incrementare, e soprattutto quali sono le categorie merceologiche o quali sono la logistica, per esempio, i trasporti in se stessi, che hanno più senso in quell'area lì rispetto all'Italia, ovviamente. Grazie. Grazie a voi. Ancora domande veramente molto interessanti. La differenza tra l'approccio britannico e quello statunitense, beh, l'ha già elucidata l'onorevole quando ha posto la domanda. Gli Stati Uniti hanno approcciato e approcciano l'Indo-Pacifico come una nuova visione per la loro politica estera nel XXI secolo, alla quale poco alla volta, loro sperano, tutti gli alleati si adeguino, chi più, chi meno. Il Regno Unito ha utilizzato l'Indo-Pacifico come sostituzione di quello che aveva prima della Brexit. In parte perché è vero che il commercio con l'Indo-Pacifico per Londra è molto importante, ma non così importante come lo è per esempio per Germania o Italia. In parte perché era necessario per l'elettorato inglese veder sostituito qualcosa con qualcos'altro. Questa è chiaramente una delle regole basilari di politica. La politica non tollera il vuoto e nemmeno quella elettorale. E l'approccio di oggi dei due paesi è sostanzialmente lo stesso ad oggi, con chiaramente le differenze in termini di capacità tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, ma ad oggi le politiche sono esattamente le stesse e un approccio estremamente comparabile a quello di Stati Uniti e Regno Unito lo si trova in Australia. E dunque, poi l'ultima domanda, sì, lo stato anche dei rapporti commerciali tra Italia e Indo-Pacifico. A dispetto di quello che pensano molte delle persone che conoscono e apprezzano l'Italia per la cultura, per l'arte, la prima voce di interscambio commerciale dell'Italia con quasi tutti i paesi dell'Indo-Pacifico sono macchinari da ingegneria pesante o farmaceutica. Il comparto del food and beverage qualche volta è terzo, qualche volta è quarto, qualche volta è quinto, con fatturati molto più piccoli. Dunque, anche qui abbiamo, non è un problema di immagine perché non lo chiamerei così, ma abbiamo una differenza tra quello che è l'output effettivo del paese Italia, ricordiamolo, il settimo paese manifatturiero al mondo, il secondo in Europa, e l'immagine che noi proiettiamo. Questo non è necessariamente però un difetto o una cosa negativa, perché credo che anche questo approccio italiano, che punta più su aspetti di cosiddetta soft power e influenza, abbia aiutato l'Italia a vincere alcune resistenze quando abbiamo cominciato ad avvicinarsi all'Indo-Pacifico. In poche parole, non veniamo visti come un paese che è, tra virgolette, dal punto di vista strategico, arido, ma il fatto che noi veniamo visti come un paese che ha anche cultura, società, arte, ecco, questo può aiutarci ad avere un ingresso più agevolato
non solo nei mercati ma anche nelle aule politiche, perché non scordiamoci che, come voi mi insegnate, i politici e i loro consiglieri sono esseri umani, quindi anche loro sono influenzati e influenzabili da queste percezioni. Quindi moltissimo lavoro ancora da fare, perché queste sono nazioni che senza dubbio necessitano di quello che noi produciamo ed esportiamo, ma non lo esportiamo ancora sufficientemente. Non vedo altre richieste, l'ho perso. Intanto grazie, molto interessante. Una domanda collegata più che altro rispetto alla precedente esperienza professionale, ovvero sicuramente, mancherebbe altro, come dice lei, dal punto di vista degli scambi commerciali, tendenzialmente in precedenza era visto come un mercato privo di disciplina e regolamentazione sui brevetti, sul patented, è invece un mercato maturo per poter, come dire, fare scambi commerciali mantenendo appunto anche il rispetto di questa, di questa disciplina, perché è un tema molto importante soprattutto per le aziende italiane. Grazie, sì, effettivamente questa è una puntualizzazione necessaria. In passato si temeva un po', e tutti i vari documenti del Ministero dell'Economia e Finanze italiane, dell'ICE lo evidenziavano, si temeva una disconnessione tra le potenzialità di questo commercio e poi la realtà, dovuta al fatto che insomma sono paesi con tradizioni diverse che quindi implementano in maniera diversa le leggi internazionali e il diritto commerciale. Beh, questo sta cambiando moltissimo. Io non ho avuto, per motivi di tempo, l'opportunità di farvi vedere nel dettaglio i 14 documenti, compresi quelli di paesi dell'Indo-Pacifico, che si riferiscono all'Indo-Pacifico, ma il fatto che vi sia un rules-based trade, dunque un commercio basato sulle norme internazionali, è tra i primi 5 pilastri di ciascuno di questi documenti. Dunque è un qualcosa su cui i nostri partner dell'Indo-Pacifico sanno che è importante lavorare, stanno già lavorando, e ancora di più, non, questo giustamente gliene va dato atto, non disdegnano minimamente, in maniera prosaica chiamarlo, un suggerimento su alcune modalità fatto da fuori. Se fatto in maniera educata, se fatto in maniera preparata mesi e mesi prima, alcuni di questi leggi vengono poi direttamente implementate in altri paesi, compresa la terminologia che loro magari ancora non hanno. Quindi lo spazio qui per lavorare, e l'Italia ha una tradizione conciliatoria nelle relazioni internazionali, secondo me e secondo chiaramente anche i miei colleghi e la letteratura scientifica, è uno spazio che va assolutamente sfruttato. La strategia italiana per l'Indo-Pacifico, sulla quale io, per fortuna non solo io, punto da molto tempo, è una, nient'altro che una bussola che in maniera accorta può guidare l'azione di Roma a prescindere da chi sia al governo, e questo chiaramente dà anche la cifra di quello che l'Italia vuol fare ai paesi che ci guardano dall'altro lato dell'oceano. Prego. Salve, buon pomeriggio. Sì, concordo quello che diceva lei, anche perché mi pare che la maggior parte dei paesi dell'Indo-Pacifico, diciamo che adottano il common law, quindi diciamo che in termini di protezione siamo sotto quella sfera. Il tema interessante su cui riflettere, chiaramente, in breve futuro, è che questi paesi chiedono sempre di più una trasformazione in loco, cioè un export certamente della materia prima, ma c'è una richiesta di una trasformazione in loco, quindi con partnership in loco, dove il partner industriale italiano gli viene chiesto di poter aprire, e quindi con il know-how di trasformazione dal semilavorato, dalla materia prima al prodotto finito. E questo è un tema estremamente interessante e anche secondo me che va approfondito bene, perché è un tema che può cambiare in maniera abbastanza importante i pesi e le misure.
Verissimo, in particolare con alcuni di questi paesi c'è il rischio che il cosiddetto know-how venga visto, venga poi replicato e si taglino i collegamenti con il paese origine, in questo caso l'Italia, che appunto, come sappiamo, produce, costruisce e poi esporta molto. In realtà però noi abbiamo un esempio molto buono da seguire nell'area, quello dell'Australia. L'Australia, che è un paese occidentale in maniera imposta, chiaramente, vista la storia del paese, ma che è collocato nel cuore dell'Indo-Pacifico. Beh, l'Australia è oggi il paese che ha la più rispettata politica di accordi di libero scambio, la più invidiata storia e track record di accordi di libero scambio in tutto l'Indo-Pacifico. Loro sono riusciti, pur non avendo un settore manifatturiero neanche lontanamente paragonabile a quello italiano, sono riusciti a mantenere il giusto equilibrio, la giusta equidistanza tra il continuare a commerciare moltissimo con queste nazioni e al contempo a non perdere know-how che era strategicamente, almeno in origine, del paese. Al contempo, se questi rapporti commerciali vengono mantenuti, ed è questo che aiuterebbe a fare una strategia, o meglio, a prescindere da chi sia in via 20 settembre o a Palazzo Chigi, quella è la linea guida, ecco, questo aiuta a mantenere dei rapporti politici, che chiaramente seguono quelli economici, molto importanti in caso di crisi, perché prima o poi capita una crisi bilaterale e i rapporti in loco con tutta la società civile, dalla politica in giù, aiutano ad appianarla. Se non si hanno questi rapporti economici, ma si punta un po' sulla fortuna. Ecco, quindi io credo che un approccio più strategico, e lì la strategia, ci aiuti moltissimo. E d'altro canto, scusatemi se mi ripeto, non dobbiamo reinventare la ruota. Hanno già pensato a cose simili i nostri alleati e i nostri partner. Abbiamo visto dei pro, abbiamo visto dei contro, sfruttiamo la situazione, impariamo dagli errori e facciamo meglio. Professore, la ringrazio moltissimo, è stato un inquadramento, un inizio dei lavori per il Comitato Indo-Pacifico davvero di grande spessore, chiarissimo, abbiamo molto su cui lavorare e lavoreremo nei prossimi mesi, ci risentiremo senz'altro e chiuderei l'audizione proprio con le sue parole, auspicando che l'Indo-Pacifico più prospero porti a un mondo più stabile. Grazie. Grazie mille.